Cowabunga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sicuramente avrete letto il titolo ragazzi, io non vedo l'ora di parlarne. Dietro di me, qua, c'è la mia nuova, anzi la mia prima sedia vera da gaming. Molte volte vi ho mostrato la mia postazione PC. Le uniche due cose che mi mancavano appunto era una vera sedia da gaming e una scrivania della Madonna. La precedente sedia ragazzi, quella che avete visto praticamente in tutti quanti i video, l'avevo presa su Amazon a 35€ ed era in tela. Per carità, comoda per i primi 10 minuti, però purtroppo per delle sessioni di gioco, ma soprattutto di editing avanzate e longeve, era una cosa impossibile. Dopo 2 ore mi alzavo con un mal di schiena e molte volte anche con il mal di testa, onestamente, perché ero ricurvo, non stavo bene, non ero posizionato a dovere e dunque era una merda praticamente. Ho deciso di fare il grande passo ragazzi e devo dire che la colpa è di Blink. Lo conoscerete sicuramente, è uno youtuber italiano che si occupa appunto di PC, hardware, accessori, sedie, qualsiasi cosa, è veramente bravo in quello che fa. Non ci ho parlato personalmente, ma ho visto appunto un video tempo fa dove mostrava quella che per lui era la miglior sedia e si trattava della Secret Lab. Secret Lab è un'azienda famosissima, una delle più importanti appunto che costruisce, che si occupa anzi di sedie da gaming. Lui mostrava la versione Titan, che se non ricordo male è la versione quella più gigante, quella più costosa e quella più grossa praticamente, che tiene fino a 350.000 kg. Così ho cliccato sul link che metteva in descrizione appunto di Secret Lab, del sito ufficiale di questo produttore di sedie, e ho notato che non fa solo la Titan, che è diciamo il top di gamma, fa anche altre due sedie, l'entry level diciamo e il medio gamma. Ecco, la medio gamma di Secret Lab sta praticamente alla top ultra power di un'altra azienda, e infatti mi son preso la Secret Lab Omega. Partiamo dal presupposto ragazzi che questa non vuole essere una recensione, anche perché mi sento molto ignorante in materia. È la mia prima sedia da gaming, dunque non posso nemmeno fare un confronto con le altre sedie da gaming. Io mi baso soltanto sulle letture di recensioni, di provati, di video su YouTube e tanti altri mezzi diciamo di comunicazione. Ma personalmente è la prima sedia da gaming che provo, dunque tutte quante le cose che vi dirò sono state prese diciamo dal sito ufficiale. E poi c'è ovviamente anche un pizzico di provato, cioè nel senso di come mi sento su questa sedia, che vi posso assicurare ragazzi che è la cosa più comoda mai vista. È tipo come il sedile della business class in aereo, che pochi di noi purtroppo hanno avuto modo di provare. Io sono sempre andato in economy perché la business costa una follia, però è più comoda questa di una sedia dell'economy, anche di Emirates eccetera eccetera, dunque presumo che sia al pari diciamo di una sedia business class. Comunque ragazzi, bando alle ciance, mi è arrivata ieri sera, che ho dovuto montarla di sotto e non purtroppo in stanza, visto che la confezione con all'interno appunto la sedia da montare pesa 30 kg, cioè 30 kg di sedia, cioè una cosa mai vista prima, visto che l'altra pesava 1,5 kg. C'è una differenza proprio abissale ed è una confezione veramente enorme, che sicuramente stanno passando delle immagini per farvela vedere, perché è una cosa angosciante, tipo grande come una stanza. Comunque ragazzi, nella mega confezione troviamo ovviamente il manuale di montaggio, che è un foglio tipo poster gigante con tutte le indicazioni su come montarla al meglio, e questa è una cosa veramente molto utile, soprattutto per me che è la prima volta che monto diciamo una sedia da gaming. Poi ci troviamo ovviamente tutti quanti i pezzi, dunque le maniglie, lo schienale, il sedile, l'aggancio delle ruote sotto per poterla muovere, ed infine un kit di accessori contenente appunto le ruote per dopo montarle sotto, il cacciavite, l'avvitatore e le viti ovviamente da utilizzare per montarla. La mia idea era quella di fare un video poi velocizzato sul montaggio, cioè mentre la montavo. Il problema è che ho fatto partire il video, ma in realtà non l'ho fatto partire. Mi sono accorto soltanto alla fine che la seconda camera, che era adibita diciamo a velocizzare il tutto e a fare tutta la ripresa, non era partita. Devo dire che non è facilissimo montare una sedia, soprattutto questa, cioè è talmente grande e pesante che secondo me per montarla bene ci vogliono due persone. Comunque ragazzi, una volta montata la sedia, che poi chiamarla sedia mi sembra tipo un dispregiativo, è come chiamare la Ferrari un motorino, che non so se rendo l'idea. Comunque è davvero fantastica, sarà perché è la prima volta che possiedo una roba del genere, sarà perché è il top di gamma, diciamo è il top dei materiali, il top di tutto, cioè non so neanche come spiegarvi quello che provo, perché è di una comodità pazzesca. Io ho scelto questo modello, cioè l'Omega, perché secondo me è il migliore fra i tre, cioè è quello più bello di design a mio avviso ovviamente, e visto che ogni sedia si può bene o male personalizzare di colore, di tessuto eccetera eccetera, l'ho scelta a modi stealth, dunque tutta quanta nera con le cuciture rosse. Oltre al fatto che il colore mi piace, ma devo dire che era l'unico scontato diciamo per dicembre, cioè per Natale Secret Lab aveva messo tipo in sconto tutte le loro sedie
con degli sconti pazzeschi per alcune tipologie di colore o di struttura. Infatti dai 399 o 369 euro che costa, l'ho pagata 299, cioè uno sconto veramente molto grande per una sedia così. Questo modello è praticamente rivestito di pelle PU Prime, che da quello che ho capito è poliuretano, devo leggerlo perché me lo sono già scordato, che è resistente ad acqua e polvere. E questa è una roba molto bella perché magari si è seduto al PC, stai bevendo qualcosa, magari ti cade quel bicchiere, ti cade quella tazza e magari nella maggior parte delle sedie viene, diciamo, assorbita, no? E dunque è impossibile da lavare, oppure devi smontare tutto per dopo lavarlo ed è un casino. In questo caso invece tutti quanti i liquidi scivoleranno via. Una cosa che mi è piaciuta, che adesso la prendo e ve la faccio vedere, sono i cuscinetti, sia quelli del collo, diciamo, della testa, sono di una morbidezza praticamente inconcepibile, ti verrebbe voglia di dormirci sopra, sia questo appunto che è quello, come ho detto prima, della testa, ma anche quello della schiena. Anche questo, come potete vedere, ha la scritta Omega in oro, sul nero, e vi faccio vedere, ragazzi, che prende la forma della schiena, va in giù, dunque si adatta perfettamente alla nostra schiena. Per quel che riguarda invece la personalizzazione, cioè riuscire ad adattare la sedia alle nostre esigenze, cioè ci sono tipo 1500 tasti. I braccioli, cioè quelli laterali, anche se non si chiamano sicuramente così, cioè gli appoggia braccia per intenderci, sono regolabili in tre modi. Ovviamente la classica altezza, dunque se abbiamo le braccia troppo lunghe possiamo abbassarla, se le abbiamo corte possiamo alzarla, insomma possiamo regolarlo veramente a pennello, come si suol dire. Poi c'è il secondo bottone invece, che serve a spingerle avanti e indietro, dunque anche in questo caso si regoleranno in base alle nostre preferenze. E l'ultimo tasto invece serve per allargarle e restringerle, dunque veramente uno può personalizzare la propria esperienza al massimo. E questo per quel che riguarda i braccioli. Poi ovviamente c'è la leva a mo' di frenamano per intenderci del sedile, dello schienale anzi, che si può alzare e abbassare, dunque se uno vuole farsi una bella dormita lo abbassa al massimo e sta veramente molto bene. Poi sotto la sedia invece abbiamo due levette, una destra e una sinistra. Quella di destra serve per alzare e abbassare la sedia, con ovviamente un meccanismo a pressione se non ricordo male, dunque in questo caso si può regolare l'altezza dell'omega per renderla appunto perfetta, mentre la leva di sinistra attiva una specie di molla, possiamo bloccare la sedia a diverse inclinazioni, ma non dello schienale, proprio della sedia in sé, cioè si piegherà per intenderci. Sicuramente sarà passato un video per farvela vedere al meglio, per farvi capire quello che sto dicendo, perché molto probabilmente non capirete nulla. E sempre tramite la leva a sinistra praticamente si può bloccare il meccanismo, dunque io posso, vediamo se lo faccio vedere, andare indietro, come potete vedere io posso dondolarmi, e se ad esempio voglio mantenere questa tipo di inclinazione la blocco e la sedia resterà giù. Ultima cosa, volevo ringraziare mia sorella che ha voluto proprio lei, di sua spontanea volontà, fare la modella di questo video, in realtà l'ho costretta pesantemente e alla fine ce l'ho fatta, per essersi prestata a tutto questo, visto che sicuramente saranno passate delle immagini di lei che gioca, lei che fa eccetera eccetera, dunque volevo ringraziarla. Bene ragazzi, questo video è finito qua, spero di aver detto tutto, anzi forse una cosa non l'ho detta, cioè l'ho detta per metà, cioè all'inizio del video ho parlato del fatto che mi mancavano due cose per rendere completa la mia scrivania: una sedia da gaming e una scrivania. La scrivania che ho è bellissima per carità, ma purtroppo ha il difetto di essere troppo 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 piccola e troppo 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 stretta. Così su Amazon ho ordinato una scrivania della Madonna, ragazzi, voi non sapete il prossimo video dedicato appunto alla scrivania cosa sarà. Dunque che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ripeto non è stata una recensione o comunque sia una cosa professionale, perché purtroppo è la mia prima sedia da gaming, dunque non potevo essere sicuramente il punto di riferimento per quel che riguarda le sedie gaming, ma visto che l'ho presa come per tutte le altre cose ho detto ma perché non farla vedere, così da completare tutto quanto il mio set. E che dire dunque ragazzi, un pollice in su è sempre apprezzato, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video.